Di fronte alle fragilità sempre più diffuse e nascoste, l'ambito territoriale sociale di Foggia ha voluto creare un collegamento tra il territorio e le istituzioni mediante l'attivazione di sportelli di prossimità sociale a bassa soglia. Ad un anno dall'attivazione del progetto risultano prese in carico 258 persone senza fissa dimora e persone in condizioni di estrema povertà. Di questi hanno usufruito dell'accoglienza notturna e del servizio mensa 179 persone, di cui 154 uomini e 25 donne. Il contrasto alla grave emarginazione sociale costituisce l'obiettivo generale delle azioni progettuali messe in campo dall'ambito territoriale sociale, ma per riuscire a raggiungere gli obiettivi individuati, fin dall'inizio è stata attivata un'azione di rete capace di mettere in campo non solo tutti gli interventi istituzionali, anche le realtà del privato sociale in grado di aiutare e sostenere le persone in situazioni di difficoltà economica, scongiurando qualsiasi forma di assistenzialismo. Nell'ambito delle iniziative finanziarie, venerdì sarà presentata la ricerca Poveri e Povertà a Foggia. Inoltre, con l'associazione Scacco Matto sarà inaugurata presso la centrale operativa dell'Uscillitani una mostra fotografica dal titolo Travolti, frutto di un laboratorio realizzato con i beneficiari dei servizi. La scelta del titolo Travolti è stata determinata dal fatto che non solo chi beneficia di un servizio, anche chi opera nei servizi si trova travolto e deve essere capace, attraverso la propria professionalità, di dare un aiuto, consapevole che ogni volto incontrato nasconde una speranza a cui tendere. Inoltre, giovedì 23 dicembre, sempre alla centrale operativa di via Scillitani, ci sarà un pranzo solidale.